Ciao amici, capita anche a voi di essere indecisi tra pasta o riso? A me spesso. A volte scegliamo di preparare un piatto perché è più veloce, altre volte perché è più leggero oppure più nutriente se abbiamo molta fame. Ma il dilemma tra pasta o riso rimane uno dei più dibattuti. In Oriente la risposta ce l'hanno da secoli ormai. Là non si mangia né pane né pasta, ma solo riso. Oppure pane e pasta, ma fatti con farina di riso. Ma perché preferiscono il riso? Ovvio, è una questione di coltivazioni e di cultura, ma anche di cura della salute. Il riso è considerato non solo un functional food, un cibo funzionale, ma in molti casi anche un superfood, grazie ai suoi alti valori nutrizionali e al suo alto valore dietetico. Ma senza andare lontano, anche l'Italia è un paese amante del riso. Ne coltiviamo ben 140 specie diverse, ognuna con caratteristiche e sapori differenti che rendono in modo diverso la tenuta della cottura e del gusto. Alcune proprietà nutrizionali del riso lo rendono preferibile alla pasta. Ecco, 7 motivi per preferire il riso alla solita pasta e come sostituto del pane. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. È senza glutine. Il riso non contiene glutine ed è sicuro per i celiaci e gli intolleranti, ma non fa sentire mancanze. Oltre al classico riso in chicchi, con la farina di riso, possiamo trovare pasta, biscotti, pane e dolci molto adatti anche alla dieta. 2. È più digeribile. La sua componente glucidica è data dall'amido, che ha dimensioni più piccole rispetto a quelle del grano e di altri cereali. L'amido del riso, a sua volta, è fatto di due componenti, amilosio e soprattutto amilopectina, che i nostri enzimi digestivi riescono a scomporre più facilmente, e la digestione ringrazia. 3. È più proteico. Il riso contiene non solo proteine essenziali, ma di qualità superiore grazie alla migliore composizione di aminoacidi rispetto agli altri cereali, anche alla pasta. Il riso contiene lisina, un aminoacido essenziale per l'organismo, e non contiene gluteina e glianina, che in molti casi provocano gravi intolleranze alimentari. 4. È mineralizzante. Il riso contiene sali minerali in un rapporto equilibrato per l'organismo, in particolare perché è ricco di potassio e ha un basso contenuto di sodio. 5. Aiuta il colesterolo. È capace di contenere i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Soprattutto il riso integrale, grazie alla parte esterna detta pula, fa prevenzione. 6. Regola la pressione. Il riso è un valido aiuto per contrastare l'ipertensione e i disturbi pressori. Numerosi studi hanno dimostrato la sua funzione antipertensiva grazie alla presenza di alcune proteine isolate dalla glutenina. 7. Migliora la pelle. Il riso rende la pelle più elastica grazie alla presenza di acidi grassi essenziali come l'acido linoleico, che mantiene la pelle del viso elastica e soda. Ma questo riso è fantastico! Avete visto quanti motivi per inserire più riso nella nostra alimentazione? Per vedere tanti altri video come questo, basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Se mangi consapevole, vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!